Grazie a Coldiretti per la giornata di oggi. Io dico molto onestamente che ne parlavo prima con Ettore Pradini quando eravamo sull'elicottero a vedere il disastro che abbiamo visto. Un conto è vederlo dal campo e non te ne rendi conto di quello che c'è in questo momento in questa regione. E non te ne rendi conto. Un altro conto è vederlo sorvolandolo. Un altro conto è vederlo dall'elicottero. Un altro conto è vedere un'intera regione che sembra avvolta da una ragnatela. Alberi che sembrano avvolti da una ragnatela. Alberi, o perlomeno tronchi, che sono lì a rappresentare una situazione, un disastro, sembra che sia passato un incendio, sembra che ogni albero sia stato bruciato. E quindi proprio per questo motivo la prima cosa che mi viene in mente, non da tanto da Gianmarco Centinaio, cittadino italiano, quanto da Gianmarco Centinaio, ministro dell'agricoltura e rappresentante dello Stato italiano in questo momento, è chiedere scusa alla regione Puglia. Perché lo Stato che si può chiamare ministero, lo Stato che si può, oppure ministeri, lo Stato che si può chiamare regione, lo Stato che si può chiamare magistratura, lo Stato che si può chiamare quello che volete, lo Stato che si può chiamare anche politica italiana, in questi anni non ha capito o ha voltato la faccia dall'altra parte. Ma visto che le scuse non bastano, perché di solito non puoi pensare di ammazzare una persona e chiedere scusa ai parenti, io queste cose le lascio ad altri, io sono sempre dell'idea che devi intervenire e che si deve intervenire rimboccandosi le maniche e lavorando. E questo è quello che abbiamo fatto sin dall'inizio, quando il primo giugno dell'anno scorso ho avuto l'onore e l'onere di rappresentare il mondo agricolo italiano, di rappresentare il nostro paese. E se qualcuno di voi si ricorda, immediatamente l'anno scorso a luglio, la prima missione che ho fatto è stata in Puglia per vedere la situazione della xylella, e la prima promessa che ho fatto è stata: questa situazione io ci voglio mettere la testa sopra e questa situazione io la voglio risolvere. Ci abbiamo messo un po' di tempo, perché purtroppo in Italia c'è una cosa che a me fa sempre più schifo, passatemi il termine poco da ministro, che si chiama burocrazia. Un mostro, il classico mostro a più teste, gliene tagli una e dici una gliel'ho tagliata, e dopo qualche secondo vedi, riguardi il mostro e ne sono saltate fuori due di teste. Gliene tagli due e ne escono quattro. E quindi purtroppo i tempi della macchina burocratica dello Stato sono stati tempi che ci hanno mandati lunghi. Come ha detto giustamente Ettore Prandini, ogni mese perso sono 2 chilometri persi e sono 2 chilometri che si infettano. E di conseguenza quando nei giorni scorsi il Senato della Repubblica Italiana ha finalmente, prima la Camera dei Deputati e poi il Senato, ha finalmente votato a larghissima maggioranza, e questa è una cosa che mi piace evidenziare e mi piace portare anche alla vostra attenzione, il fatto che finalmente la politica non si è più divisa su questo problema, solamente qualche folle dice ancora che è una fake news, ma dei folli una volta li si metteva nel posto giusto, oggi come oggi invece vanno in televisione a parlare e di conseguenza o a fare gli spettacoli nei teatri. E di conseguenza quello che mi è piaciuto è il fatto che la politica italiana abbia recepito e capito che dalla Puglia stava arrivando un grido di dolore, che dalla Puglia stava arrivando una richiesta d'aiuto importante, che dalla Puglia stava arrivando un avvertimento: signori, non è più una questione pugliese, è una questione nazionale, è una questione nazionale.
I nostri vivaisti lo stanno vivendo sulla loro pelle, perché il fatto di non essere in alcuni paesi, di non essere più xylella free, signori, non è un problema pugliese, è un problema che hanno anche i vivaisti della Liguria, quando vanno in alcuni paesi e gli dicono no grazie. E quindi il fatto di approvare un decreto che si chiami decreto emergenza, che si chiami decreto centinaio, che si chiami decreto quello che volete, è stato mettere un punto e dire da adesso si cominciano a fare le cose seriamente. E quindi noi adesso mettiamo nelle mani di Regione Puglia, mettiamo nelle mani del mio ministero, mettiamo nelle mani del mondo agricolo pugliese uno strumento che ci permette di andare il più velocemente possibile a lavorare per cercare di risolvere questo problema. E contemporaneamente andremo in Europa, ho già parlato settimana scorsa quando ero al G20 dell'agricoltura, ho parlato con il commissario Filogan, il quale mi ha chiesto, la prima domanda che mi ha fatto è stata: ma sulla xylella state lavorando? Guarda Phil, so che in questi giorni stanno approvando il decreto e di conseguenza ci ritroveremo nei prossimi giorni. E quindi andremo in Europa dicendo finalmente l'Italia sta ragionando in modo europeo. Finalmente l'Italia sta ragionando in un modo europeo. Sapete perché vi dico questo? Perché la prima volta che ho incontrato invece il commissario Andriukaitis, il commissario quello che ha la delega alla gestione della xylella, mi ha detto, uno, che l'Italia non è uno stato di parola, due, che l'Italia non stava facendo niente per combattere la xylella, tre, che le tecniche che venivano utilizzate in Italia vengono utilizzate nelle tribù degli Zulu. E io di sentir dire da un commissario europeo dove l'Europa, come ha detto giustamente Ettore, non aveva tutelato il nostro paese, sentirmi dare dello Zulu, allora punto al commissario, ho fatto una promessa: l'Italia è un paese fatto da persone serie, e nel momento in cui il ministro dell'agricoltura italiana ti promette che l'Italia nel giro di breve tempo ti farà venire in Italia, ti farà vedere quello che stiamo facendo, però voglio una promessa da parte dell'Europa. I danè, come si dice da me a Pavia, i danè per dare una mano all'agricoltura italiana per uscire da questa situazione, allo stesso modo come è stata data all'agricoltura spagnola o francese quando avevano il problema della xylella. Io voglio gli stessi fondi, voglio gli stessi aiuti che sono stati dati agli altri. Questo è quello che noi andremo a chiedere. Anzi, in realtà l'abbiamo già chiesto. E quindi l'obiettivo su cui stiamo lavorando è un obiettivo serio, l'obiettivo su cui stiamo lavorando è un obiettivo a breve, medio, lungo termine, facendo un riferimento, e questo l'ho detto la prima volta che sono venuto qua e te lo dico a tutti quelli che mi scrivono i tweet, che mi scrivono Facebook, che mi scrivono i messaggi: io faccio riferimento alla scienza ufficiale. I santoni, i comici, chi va a benedire, non mi interessa, chi si compra la casa, decide di mettersi la residenza sull'ulivo infetto, non mi interessa, io seguo la scienza ufficiale. Gianmarco Centinaio è una persona che segue, chi ha studiato e chi nella vita fa quello che deve fare per risolvere questo problema. Tutto il resto lo lasciamo al circo. Tutto il resto lo lascio al circo. E dico una cosa che mi piace evidenziare. Io penso che quel decreto, e l'ho detto sin dall'inizio, quel decreto non era perfetto. Non era perfetto. Il decreto emergenza in agricoltura era: metto sul tavolo un decreto, se vi ricordate volevano farmi fare un disegno di legge, con un disegno di legge altro che 2 chilometri al mese, arrivava la xylella arrivava in Austria con un disegno di legge,
Ho voluto fortemente un decreto legge, imperfetto, imperfetto, sapendo che poi ci sarebbe stata l'aula della Camera e l'aula del Senato per poterlo modificare. Sapendo perfettamente, ne avevamo parlato anche con Ettore, ne avevamo parlato anche con Gesmundo, sapendo perfettamente che attraverso le modifiche che venivano proposte dalle associazioni di categoria, che venivano proposte dal mondo agricolo, che venivano proposte dalla scienza, che venivano proposte anche dalla politica, si poteva modificare il decreto. Non ho mai detto che quel decreto era immodificabile. Non penso che il decreto emergenze fossero le tavole dell'alleanza dove Centinaio è sceso dal MIPAF con quel decreto e quel decreto era immodificabile. È stato migliorato tantissimo, di questo io vi ringrazio, perché avete aperto un dibattito a livello nazionale. Sì, siete stati i primi, avete aperto un dibattito a livello nazionale e insieme ci siamo seduti al tavolo e insieme l'abbiamo modificato e insieme l'abbiamo migliorato. E per questo io voglio ringraziare Coldiretti. C'è ancora un piccolo problemino, qualcuno mi dirà piccolo, come dirà, amico, sto morendo di fame. C'è ancora un piccolo problema che è sfuggito, perché purtroppo siamo uomini, siamo persone e di conseguenza nella fretta di scrivere determinate cose purtroppo c'è stato un passaggio che non siamo riusciti a portarlo a casa come volevamo. L'impegno è quello da mercoledì, quando ritorneremo in ufficio, mercoledì. Allora io rientro mercoledì, i primi che vedo sono questi due signori, quindi... mercoledì ci sediamo al tavolo insieme agli uffici e cominciamo a lavorare immediatamente per trovare la miglior soluzione possibile per uscire anche dall'impasse dei frantoi. Però io voglio guardare al futuro, io voglio guardare a una terra che risorge, io voglio guardare all'idea che l'olio italiano torni ad essere a livello numerico, non a livello di qualità. A livello di qualità sappiamo che cosa abbiamo, ma a livello di numeri deve tornare quello che era. E quindi l'obiettivo su cui dobbiamo lavorare è quello di creare un piano importante dove anche a livello economico si permetta ai nostri produttori di produrre di più, produrre meglio e in assoluta tranquillità. E mi piace anche pensare, quando si parla di internazionalizzazione, qualche giorno fa a Shanghai, in una delle più importanti catene della grande distribuzione cinese, che mi hanno, quando parlavamo di olio italiano e mi hanno detto l'olio italiano è l'olio migliore al mondo. E questa è una cosa importante, signori, perché vuol dire aprire delle porte. Perché vuol dire aprire delle porte, vuol dire aprire la possibilità ai nostri produttori di poter andare dall'altra parte del mondo e in modo autorevole presentare i prodotti della nostra terra. E quindi quando parliamo di internazionalizzazione parliamo non soltanto di olio, parliamo di ortofrutta, parliamo del fatto che in Giappone, a margine del G20, quando ho incontrato il mio collega giapponese, ho sollecitato per l'ennesima volta l'apertura e la definizione, per esempio, del dossier sui kiwi, perché il Giappone è innamorato dei kiwi e di conseguenza dovremo chiudere quel dossier. Ma contemporaneamente, quando ho parlato col ministro cinese, abbiamo parlato di mele, abbiamo parlato di pere, abbiamo parlato di uva da tavola, abbiamo parlato di tanti prodotti dell'agroalimentare, dell'ortofrutto italiano, che è necessario aprire per permettere alle nostre aziende di poter arrivare dall'altra parte del mondo. Qualcuno dice in modo ironico, sì Centinaio, va in giro per il mondo ad aprire il dossier uva da tavola. Sono quelli che non lavorano in agricoltura, sono quelli che stanno tutto il giorno dietro a Facebook, dietro a Twitter, a scrivere cazzate per riempire la testa della gente che il lavoro che stiamo facendo è un lavoro importantissimo. Sono gli stessi che ci dicono che quando le multinazionali stanno lavorando per fare la carne sintetica va bene, eh? Sono gli stessi che ci dicono che va benissimo importare le cose dall'altra parte del mondo, perché intanto è la stessa cosa.
Il grano del Canada è lo stesso che quello italiano. Sono quelli che mi dicono che l'olio della Tunisia è lo stesso che quello italiano, tanto chi se ne frega, tanto costa meno, centinaio. Ma perché rompi le scatole e non mi lasci bere l'olio, prendere l'olio che arriva dall'altra parte del mondo, dall'altra parte del Mediterraneo, che almeno risparmio? Perché questa è la gente che scrive sui social network. E a me piacerebbe prendere tutta questa gente, che non fa niente tutto il giorno, e fargli fare un giorno di lavoro nei campi. Uno! Non una settimana, non un mese, un giorno di lavoro nei campi. Lo dico perché io mi sono pagato l'università lavorando nelle vigne dell'Oltrepò Pavese a raccogliere l'uva. E quindi so che cosa vuol dire, contrariamente a tanti soloni, so che cosa vuol dire lavorare in agricoltura, fare il dipendente in agricoltura e lavorare dalla mattina alla sera. Ecco, a questi qua io dico questa cosa. Prima di parlare dell'agricoltura italiana, prima di parlare degli agricoltori italiani, prima di riempirvi la bocca con le stupidaggini, andate a lavorare un giorno in agricoltura, andate a lavorare un giorno nei campi. Vedrete che cosa vuol dire. E termino con un argomento che è molto caro a me, ma è molto caro a Coldiretti. La battaglia sull'etichettatura non si è fermata. Per me Made in Italy è quello che viene allevato, coltivato e pescato in Italia. Punto, fine, basta. Tutto il resto non è Made in Italy. E andremo avanti fino a che avremo fiato per lavorare in Europa e in giro per il mondo per valorizzare tutto quello che viene prodotto nel nostro paese. Grazie e viva l'agricoltura italiana.